Il servizio è stato offerto dalla ditta Edilseba di Gianni Sebastiani, specializzata nelle ristrutturazioni edili interne ed esterne. L'impresa edile Edilseba di Gianni Sebastiani cresce e ricerca ogni giorno soluzioni progettuali ed efficaci al fine di soddisfare le aspettative e le esigenze dei clienti in termini di qualità, funzionalità, ecosostenibilità, costi e tempi d'esecuzione. Edilseba di Gianni Sebastiani, via dei Tintori 21, Chieti. Al palazzetto dello sport di Bucchianico si vive una tappa cruciale della stagione con lo scontro al vertice tra la corazzata Devils Futsal Chieti e l'Atletico San Buceto. Per lunghi tratti della stagione indicata come rivale più accreditata degli inavvicinabili neroverdi di Mister Valente e solo ultimamente superati in classifica dallo Sport Center Celano. Per i teatini, ormai a vele spiegate verso la Serie B, si tratta probabilmente di uno degli ultimi ostacoli significativi prima di stappare lo spumante con ragguardevole anticipo rispetto alla fine della stagione. Il quintetto del presidente Soccio cerca i tre punti per vendicare le sconfitte della gara di andata e di Final Eight, anche per ridare una fiammella di interesse per una stagione altrimenti monotona, ma anche per se stessi, visto che l'acquisizione finale della seconda piazza avrebbe un valore fondamentale in ottica playoff. La sfida di cartello si apre con il primo affondo che spetta ai padroni di casa, anche se la conclusione ravvicinata di Bonsignore viene arginata in sicurezza dall'attento Ondi. L'estremo dell'Atletico si ripete con uguale scioltezza sul successivo diagonale di Massimini. Se i neroverdi non riescono a graffiare, l'Atletico va a condurre al primo acuto dalle parti di Luca Cornacchia, castigato da Mister Repetto, che manda avanti i suoi al culmine di un'apprezzabile manovra collettiva che porta Della Matrice a smistare per il grande e quest'ultimo a porgere un invitante pallone a centro area per l'accorrente Mister Sambucetese, implacabile da distanza ravvicinata. La reazione dei neroverdi è rabbiosa, ma almeno nell'immediato non suffragata dai dovuti riscontri. Si parte con il doppio tentativo di Bonsignore Massimini, con quest'ultimo che non approfitta della ribattuta di Ondi e sparacchia a fondo campo. Subito dopo Francesco Cornacchia scalda i guantoni a Ondi, che si rifugia sopra i legni e deve ripetersi poco dopo per evitare la clamorosa autorete dopo l'intervento in chiusura di Di Martino, che va ad arginare la battuta di Luca Cornacchia. Il portiere del quintetto chietino è l'autore del pareggio nero-verde, che va in scena al minuto 11 con un gran sinistro dalla distanza. Approfittando del momento di sbandamento dell'Atletico, la capolista cerca di operare il sorpasso con Ciommi, lesto ad intercettare una errata manovra di impostazione di Onorato e ad involarsi verso la porta di Ondi, ma quest'ultimo risponde presente ed evita guai peggiori. L'Atletico si scuote e cerca a sua volta di tornare avanti col punteggio, anche se Luca Cornacchia si conferma in stato di grazia sulla fiondata di Aiello. E non è decisivo soltanto in fase di realizzazione, ripetendosi poco dopo anche sul diagonale dalla destra di Onorato, sul destro ravvicinato di Il Grande e sul tiro di Morelli da posizione analoga. L'ultima fiammata del primo atto spetta alla truppa del presidente Lavalle, che va alla conclusione con Francesco Cornacchia, il cui missile ravvicinato viene alzato sul fondo dal sempre reattivo Ondi. Alla ripresa delle ostilità, il Devils inizia subito in attacco con il doppio tentativo di Cafarelli, arginato dal numero 12 avversario, che mantiene a galla i suoi, i quali mettono a frutto la prima incursione del secondo atto per tornare a condurre. Stavolta è Della Matrice che riporta i sambucetesi in vantaggio, chiudendo il fraseggio con Di Martino e riuscendo poi a trovare un varco per il destro ravvicinato che non lascia scampo a Luca Cornacchia. L'Atletico cerca di affondare ancora gli artigli con Mister Repetto, che dalla propria metà campo prova a beffare Luca Cornacchia fuori dai pali, ma la sfera va a spegnersi di pochissimo a lato. La replica neroverde non si fa attendere più di tanto e dopo il decisivo intervento di Ondi su Cafarelli arriva il pareggio firmato da Bonsignore, che da distanza ravvicinata ottimizza il tiro d'angolo di Francesco Cornacchia, ristabilendo il risultato di parità. Il numero 10 neroverde prova a ripetersi pochi secondi dopo, ma stavolta deve fare i conti col palo alla sinistra di Ondi. L'Atletico, che fallisce una buona opportunità con l'affondo dalla sinistra di Di Martino, smorzato da Luca Cornacchia, subisce un nuovo dispiacere dallo stesso estremo chietino, che va anche all'incasso dall'altra parte del campo e firma la sua doppietta personale con una conclusione stavolta fortuita ma comunque efficace, visto che sulla sua conclusione è la deviazione involontaria di Mister Repetto ad ingannare inesorabilmente il proprio portiere e a lanciare la capolista verso il sorpasso definitivo che i neroverdi cercano immediatamente di puntellare con il sinistro ravvicinato di Bonsignore
fermato da Ondi. Un minuto dopo si rivedono gli ospiti con il diagonale di Il Grande chiuso sul primo palo da Luca Cornacchia. Scampato il pericolo, i teatini si producono in nuove e interessanti opportunità d'attacco con il gran destro di Del Grosso dirottato al lato dal solito Ondi, che disinnesca anche il destro ravvicinato di Vinicius. L'Atletico, ancora in carreggiata, prova a rientrarvi del tutto, ma i tentativi di Di Martino per due volte, di Della Matrice e Aiello si scontrano con Luca Cornacchia in versione muro insuperabile, oltre che di bomber implacabile, che gli consentono di guadagnare senza dubbio la palma di migliore in campo. La storia della sfida si compie inesorabilmente nelle fasi calanti, con la quarta rete Chietina firmata da Ciommi a segno con un gran destro a porta vuota, approfittando del portiere di movimento dell'Atletico. La truppa del patron Soccio cerca di rientrare in gioco con l'ultimo attacco in massa dalle parti di Luca Cornacchia, vanificato dalla retroguardia neroverde e da Bonsignore, anche lui a segno approfittando della porta incustodita. Sconfitta troppo pesante probabilmente per l'Atletico San Buceto, ma al Devils Chieti va bene così. La classifica sorride ora ai neroverdi, che sono ormai lanciati a grandi falcate verso il prossimo torneo di Serie B. Stefano Di Lenzo, il direttore generale dei Devils Chieti. Campionato chiuso? Beh, chiuso ancora no, perché c'è il Cerano che, a quanto so, adesso non so il risultato ufficiale, ma mi sembra che comunque abbia vinto la sua gara come ci aspettavamo, quindi dobbiamo ancora lottare e vincere almeno altre tre gare per avere la matematica certezza. Quindi c'è ancora da fare tre sfide importanti che saranno sicuramente difficili, perché nessun avversario ci ha regalato niente, nessuno ci regalerà niente neanche nelle prossime tre partite. Come tutti i derby che si rispettano, c'è stato tanto agonismo ma anche tanta sportività. Sì, una bella partita, senza falli cattivi, con, come dici tu, anche con tanta sportività, con grandissimo agonismo. Una partita lottata fino alla metà del secondo tempo, eravamo 3-2, poi forse anche complice la scelta del San Buceto di giocare come portieri di movimento, noi siamo riusciti ad allargare il risultato e a portarlo dalla nostra parte chiudendo la partita. Invece il vostro portiere è stato fondamentale. Ma sì, come sempre Luca Cornacchia è fondamentale, ha fatto parate eccezionali. E devo dire che la nostra squadra in generale forse oggi non ha espresso il miglior gioco rispetto a quello che abbiamo visto in questo campionato. Ci mancava un po' di smalto, un po' di aggressività in più forse. Però comunque sia, l'importante è aver portato a casa il risultato. Sì, ma oltre a parare ha fatto anche due gol che hanno rimesso il risultato in bilico, visto che stavate due volte sotto. Sì, assolutamente, ma dovremmo fare una statua a Luca, perché davvero fa tutto, para, fa gol, non credo che si possa chiedere di più a un giocatore. Fabio Lavalle, presidente dei Devils Chieti, abbastanza soddisfatto, un derby molto sentito, come dicevo anche al tuo direttore generale, molto agonismo ma anche molta sportività. Beh, la posta in palio era altissima, perché noi ci tenevamo a vincere, sia perché ovviamente per l'importanza della gara, ma anche in ottica obiettivo promozione. Quindi mancavano 12 punti prima di giocare questa gara, vincendo oggi ne mancano 9, quindi l'obiettivo era importantissimo, quindi la tensione di entrambe le squadre per la gara che era appunto di cartello. Non è uscita forse una partita bellissima, emozionante come può essere stata la finale di Coppa Italia, è stata una partita molto più tattica, più spigolosa in certi momenti, però la cosa più importante è che la correttezza in campo ha vinto, e lo Sport ha vinto oggi, e per fortuna hanno vinto anche i Devils insieme allo Sport. Sì, anche se un po' nel primo tempo siete andati sotto due volte, e per fortuna del portiere Cornacchia siete riusciti a raddrizzare questo risultato. Sì, ultimamente ci capita un po' spesso di iniziare col freno a mano tirato, comunque a basso regime. Per fortuna poi la squadra riesce a ritrovare sempre il bandolo della matassa e di riscattarsi fino a recuperare l'eventuale svantaggio, oppure di arrivare alla vittoria. Anche oggi ovviamente avevamo di fronte una signora squadra come il San Buceto, non lo scopriamo di certo oggi, però per fortuna che quando hai nell'organico un portierone che è abile anche con i piedi, ti puoi permettere pure di andare sotto, perché oggi ci ha fatto vedere che è riuscito a fare tutto lui, sia nel bene
e nel bene, perché anche i gol presi non li si può rimproverare nulla, quindi una grossissima prestazione di tutto il collettivo, e soprattutto Luca oggi si è veramente superato, anche all'ultimo sul 3-2 a minuto della fine ha fatto 2-3 interventi che ci hanno permesso di rimanere in vantaggio e poi addirittura di trovare anche gli altri due gol della sicurezza. Quindi un grandissimo applauso a Luca, che finora si sta veramente confermando ai livelli suoi passati, perché è un giocatore che ha militato in campionati nazionali, a Serie A, quindi sta ritrovando la voglia e le prestazioni dicono altrettanto. Gianpaolo Di Brigida, allenatore in seconda dell'Atletico San Buceto. Beh, certamente oggi ci avevate la prima della classe avanti, però gli avete dato anche un po' di filo da torcere nei primi minuti. Ne sono convinto, nel senso che abbiamo preparato bene la partita in settimana e eravamo venuti, certo, a giocarcela contro la prima della classe, che insomma nessuno deve scoprire nulla. Ce la siamo giocati come sappiamo giocare noi, come, ripeto, come abbiamo preparato in settimana, e stavamo facendo bene. Poi un paio di occasioni che loro ovviamente non perdonano, e è andata così. Però complimenti a noi, complimenti soprattutto a loro. Sì, forse il suo portiere di movimento a volte va bene, però a volte penalizza pure. Beh certo, è un'arma a doppio taglio, perché ti sbilanci completamente, se non sei preciso e perfetto prendi gol, è facile che prendi gol. È andata così, però ci abbiamo provato in tutti i modi e siamo soddisfatti di quello che abbiamo fatto. Poteva andare sicuramente meglio, però va bene così. Diciamo, mister, che non è questa la partita in cui dovevate prendere punti, ci sarà stato sicuramente dove l'avete perso senza meritarlo. Beh, sicuramente non era questa la partita che ci faceva fare la differenza, e abbiamo perso terreno con, sì, come diceva lei, con squadre che magari erano meno blasonate di loro, che in classifica occupano posizioni meno prestigiose. Purtroppo anche questo è il calcio, quindi è andata così. Speriamo di non ripetere quegli errori e di andare avanti spediti, insomma. Vale come esperienza? Beh, sicuramente sì, una bella esperienza.